Buongiorno, buongiorno e benvenuti al webinar La legge di semplificazione 1 del 2019 della Regione Sardegna. Principali novità e termini di entrata in vigore. Sono Paola Pirani del Formez, vi introduco brevemente in questo evento online e do il benvenuto anche al relatore di oggi, che è l'ingegner Massimo Pugioni, esperto di semplificazione Formez PA, al quale a breve passerò la parola. In questo webinar, come dicevo prima, parleremo della legge di semplificazione 1 del 2019 della Regione Sardegna, che contiene una serie di disposizioni innovative di interesse per i SUAP e per gli altri enti coinvolti nei procedimenti unici e per i cittadini e i professionisti. Questo incontro è svolto in collaborazione con il supporto del coordinamento SUAP della Regione Sardegna e fa parte del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, un progetto che Formez PA ha da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica. Nell'ambito di questo progetto sono stati svolti diversi webinar e seminari. Dalle tematiche che vanno dalla conferenza dei servizi alla SCIA, alla modulistica unificata e standardizzata, all'impresa, all'edilizia, all'ambiente, SUAP, SUAPE, commercio, notifica sanitari, spettacoli e trattenimenti pubblici. Tutti questi eventi li potete vedere nel nodo di eventi PA, eventi.formez.it, al nodo 17455. Vi ricordo inoltre che ci sono stati tantissimi i partecipanti a questi nostri incontri, sono stati 4.435 per quanto riguarda i seminari e 4.875 per quanto riguarda i webinar. I numeri stanno crescendo notevolmente perché questi dati sono aggiornati al 31 ottobre del 2018. Sono stati fatti appunto anche le rilevazioni per vedere questo numero dei partecipanti dalle regioni di provenienza e il ruolo che ricoprono all'interno dei loro uffici. Nell'ambito di questo progetto è sorta anche la rete Italia Semplice, rete.italiasemplice.gov.it, che è una piattaforma al servizio del personale delle amministrazioni, delle associazioni, delle imprese, dei cittadini e dei tecnici e mette in comune tutto ciò che riguarda lo sviluppo e la messa in rete delle competenze nell'attuazione degli interventi di semplificazione. Questa rete è messa a punto dal Dipartimento della Funzione Pubblica con il supporto di Formez PA nell'ambito del progetto PON Governance, progetti della Delivery Unit e supporto all'operatività della riforma. In questa piattaforma potete trovare le aree di lavoro. Per accedere basta usare le credenziali di DFP Out. Inoltre vi sono degli strumenti molto utili, tra cui la guida alla FAQ, chiedi l'aiuto all'helpdesk e poi tutta una serie di ricordi e di alert quando ci sono i nostri seminari e i nostri webinar. Andiamo velocemente all'incontro di oggi, che è rivolto al personale delle amministrazioni coinvolte nelle conferenze dei servizi, al personale degli sportelli SUAPE, al personale degli enti locali responsabili del rilascio di autorizzazioni e pareri nell'ambito del procedimento unico. Dopo questa mia breve introduzione ci sarà appunto l'intervento dell'ingegner Massimo Pugioni e poi dalle 11 ci saranno le risposte alle vostre domande che darete in chat, grazie anche alle referenti, la dottoressa Annalisa Abbis e Gloria Roy, che sono le referenti per quanto riguarda il coordinamento del SUAPE della Regione Sardegna. Allora, di cosa parleremo? Le principali novità introdotte in materia di edilizia e attività produttive e poi le novità relative al procedimento unico e alla conferenza dei servizi. Dunque parleremo della legge del 1 del 2019 che è andata in vigore dal 1 febbraio e le novità relative al procedimento unico e alla conferenza dei servizi che entreranno in vigore dopo l'approvazione delle nuove direttive. La chat, questo strumento molto utile che già state utilizzando, è il luogo in cui noi terremo tutte le vostre, raccoglieremo tutte le vostre domande che poi girerò ai nostri relatori. Qualche altra informazione di servizio, la registrazione e le slide le troverete già del pomeriggio nella stessa pagina di eventi dalla quale vi siete iscritti. Ricordo poi inoltre un appuntamento molto importante che praticamente già dal pomeriggio di oggi sarà aperta poi la pagina per il prossimo webinar, sempre della Regione Sardegna, che si terrà il prossimo 20 febbraio. Che tratta dell'operatività della nuova piattaforma SUAPE, la rilevanza giuridica del corretto accreditamento e l'individuazione della figura chiave, la verifica dell'endoprocedimento. Allora, ricordo a tutti che da questo pomeriggio potete già iscrivervi al prossimo webinar. Ricordo inoltre che l'attestazione di iscrizione a questo evento avverrà solamente a tutti coloro che sono rimasti in aula con noi più del 20% del tempo. A questo punto,
Non mi resta che augurare a tutti voi buon lavoro e lasciare la parola al nostro relatore. Prego, buon lavoro a tutti. Sì, eccoci, buongiorno a tutti. Adesso nel frattempo che si caricano le slide, eccole qua. Buongiorno e buon lavoro a tutti. Oggi vedremo di fare una panoramica su quelle che sono le novità della legge di semplificazione regionale 1 del 2019, che ha introdotto una serie di novità che riguardano sia l'attività dei SUAPE che l'attività degli enti terzi che partecipano al procedimento unico e alcune disposizioni specifiche su alcuni temi e argomenti settoriali che riguardano sempre il procedimento unico, e vediamo di capire che cosa è cambiato e che cosa è già in vigore e che cosa invece sarà in vigore solo dopo l'approvazione delle direttive. La legge regionale 1 del 2019, il cui nome è legge di semplificazione del 2018, perché anche se riporta la data dell'11 gennaio 2019, in realtà è stata approvata alla fine del 2018 ed è frutto del lavoro di semplificazione che è stato svolto durante l'anno 2018. Come vedete da questa slide che riporta l'elenco dei titoli in cui è suddivisa la legge, contiene una serie di disposizioni di semplificazione a 360 gradi su numerosi ambiti normativi e argomenti che vanno dall'agriturismo alla pesca, all'ambiente, all'urbanistica, all'industria, con particolare riferimento alla disciplina del procedimento unico e al SUAPE, sanità e politiche sociali, turismo, commercio e artigianato, e altre cose che ai nostri fini ci interessano meno, come le politiche del lavoro, l'organizzazione regionale, eccetera. È chiaro che è una legge molto lunga e molto corposa, che contiene molte disposizioni. Noi stamattina non possiamo sicuramente passare in rassegna tutte, abbiamo cercato di selezionare le disposizioni che sono di maggiore interesse per gli operatori dei SUAP e degli enti terzi, e che diciamo, hanno dei riflessi più immediati e diretti sull'attività, per l'appunto, nell'ambito del procedimento unico. La legge è entrata in vigore lo scorso 1º febbraio, essendo stata pubblicata sul Buras il 17 gennaio. Però, nonostante sia appunto in vigore dal 1º febbraio, una serie di disposizioni, soprattutto riguardanti il procedimento unico e l'attività dei SUAPE e degli enti che partecipano al procedimento unico, non entrano in vigore direttamente, ma entreranno in vigore solo dopo l'approvazione delle nuove direttive, per le quali ci sono, mi pare, 120 o 180 giorni di tempo. 180. 180 giorni di tempo, quindi ci sono 6 mesi, ma io penso che saranno sicuramente approvate prima. In ogni caso, vedete, per semplificare come dire, l'esposizione, nelle slide io ho riportato sulla sinistra una banda rossa per tutto quello che non è ancora in vigore, che dovrà attendere delle direttive, mentre troveremo delle slide con una banda verde che individuano immediatamente le disposizioni che sono immediatamente applicative. Allora, iniziamo passando in rassegna con le disposizioni che riguardano il procedimento unico e l'attività dei SUAPE. L'articolo 48,1 della legge introduce il principio del numero unico di protocollo, per cui ci dice che la pratica presentata al SUAPE e i documenti relativi al procedimento unico sono contrassegnati da un numero univoco di protocollo. Il principio qual è? Si vuole fare in modo che la pratica SUAPE venga protocollata una volta sola, e tutti i flussi documentali successivi, quindi richiesta di integrazioni, trasmissione di integrazioni, ricevuta e via dicendo, non abbiano necessità di una protocollazione separata. Questo anche per semplificare, per velocizzare l'attività dei SUAPE. La gestione, però, vedete qui, dei flussi documentali è assicurata dal sistema informatico, per cui non è che non li protocolliamo perché sono documenti non soggetti a registrazione, ma perché sono tracciati e registrati dal sistema informatico del SUAPE, che si comporta come una sorta di protocollo informatico di fatto per i flussi documentali interni al procedimento. Però ci dice, vedete, la norma nel rispetto della legislazione e delle regole tecniche vigenti secondo le prescrizioni contenute nelle direttive. Per cui nelle nuove direttive troveremo, diciamo,
disposizioni esplicative e applicative di questa disposizione, che mira a semplificare, diciamo, i flussi di protocollazione nella pratica. L'articolo 48,2 lettera A contiene una previsione per cui i procedimenti in autocertificazione a 20 giorni, che vi ricordo sono quelli che comprendono gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, ovviamente quando non sono presenti valutazioni discrezionali che portano tutto il procedimento in conferenza dei servizi, passano da 20 giorni a 30 giorni. Questo vuol dire semplicemente che il cittadino deve attendere 30 giorni prima di poter iniziare i lavori, ma non ha in realtà nessun riflesso sui tempi per le verifiche da parte dell'ufficio tecnico, in particolar modo, che sono comunque i termini sono, diciamo, di 60 giorni, ma lo vediamo tra un attimo, perché anche lì c'è una novità per quanto riguarda i termini per l'effettuazione delle verifiche. Né ha influenza sul termine di formazione del titolo abilitativo, che, come chiarisce la legge 24, avviene sin dal momento di presentazione della pratica, anche se poi l'efficacia e la possibilità di iniziare concretamente i lavori passa da 20 a 30 giorni. Diciamo che aumenta di 10 giorni il tempo che gli uffici hanno per effettuare una prima verifica e poter intervenire immediatamente in caso di problemi macroscopici, diciamo, perché poi in realtà i termini per le verifiche sono più ampi di questi 20 o 30 giorni. Anche questa disposizione non è ancora in vigore, quindi sarà in vigore solo dopo le nuove direttive. Per quanto riguarda i procedimenti in autocertificazione, la nuova legge prevede un sistema che, diciamo, è pensato e voluto per porre rimedio in casi di ritardo, soprattutto del SUAPE, nell'effettuazione delle verifiche formali in fase di prima ricevimento della pratica e per le fasi di trasmissione, rilascio della ricevuta o dichiarazione di ricevibilità. Questo in che modo? Quando il SUAPE rimane inerte per 15 giorni consecutivi, ricordiamo che per legge il SUAPE dovrebbe compiere la verifica formale entro 2 giorni lavorativi. La norma dà comunque un margine di tolleranza, per cui se dopo 15 giorni dalla data di ricezione il SUAPE non ha fatto nulla, quindi non ha né rilasciato la ricevuta né dichiarato la pratica irricevibile, il sistema informatico regionale provvede automaticamente alla trasmissione secondo le modalità definite dalle direttive. Il nuovo sistema informatico rispetto a quello attuale ha un vantaggio, per cui abbinerà gli endoprocedimenti alla pratica in maniera più precisa, nel senso che sarà in grado di leggere le risposte che il cittadino ha dato all'interno dei moduli e abbinare gli endoprocedimenti giusti. Quindi, dopo 15 giorni, in caso di inerzia del SUAPE, la pratica va avanti. Questo non vuol dire, ve lo sottolineo, che i tempi per il rilascio della ricevuta e per l'effettuazione della verifica formale siano passati da 2 giorni lavorativi a 15 giorni. Il termine è sempre di 2 giorni lavorativi. Però, diciamo, il rimedio si attiva automaticamente se il SUAPE non ha fatto nulla per 15 giorni. E la cosa molto importante, decorso questo termine di 15 giorni, quando il sistema informatico dovesse trasmettere la pratica automaticamente, a quel punto il SUAP non può più dichiarare l'irricevibilità, a meno che non siamo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies della legge 241, per cui nell'esercizio del potere di autotutela, che essenzialmente nel caso di cui parliamo si possono configurare queste condizioni solo in caso di violazione di legge o di difetto di competenza. In tutti gli altri casi la pratica non può più essere dichiarata irricevibile e deve essere comunque lavorata. Quindi solo in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21 nonies di irricevibilità.
Per quanto riguarda l'attività istruttoria nei procedimenti in autocertificazione, anche qui ci sono delle importanti novità che riguardano sia i tempi per l'effettuazione delle verifiche da parte degli enti terzi che le modalità con cui si devono emettere i provvedimenti prescrittivi e interdittivi. Fino ad oggi la legge 24, vi ricorderete, ha introdotto il principio per cui gli atti prescrittivi e interdittivi non vengono emessi direttamente dagli enti terzi competenti, ma vengono emessi dalla SUAPE previa trasmissione di una proposta di provvedimento da parte degli enti competenti. Questo ha fatto sì fino ad oggi che di fatto i tempi per l'effettuazione delle verifiche da parte degli enti terzi siano ridotti di 5 giorni. Mi sono dimenticato di dirvi una cosa. Mi fermo un attimo su questo, torno un secondo su quello che dicevamo prima. Un'altra novità importante che è legata al concetto della trasmissione automatica dopo 15 giorni è il fatto che è stato chiarito dalla nuova legge che i termini per l'effettuazione delle verifiche da parte degli enti competenti decorrono dalla data di trasmissione della documentazione dal SUAPE agli enti terzi. Con, diciamo, l'automatismo dopo 15 giorni si fa in modo che questo termine di decorrenza delle verifiche di merito non possa essere differito, diciamo, sine die, come sarebbe avvenuto, diciamo, nel sistema attuale, perché se nel sistema attuale SUAPE trasmette dopo 3 mesi, per assurdo, la documentazione agli enti terzi, i termini per le verifiche decorrono solo dopo 3 mesi. Col nuovo sistema potranno essere differiti al massimo di 15 giorni, ma gli enti terzi avranno effettivamente a disposizione i tempi per l'effettuazione delle verifiche dal momento in cui il SUAPE gli trasmette la documentazione. Diciamo, la modifica normativa nasce dalla considerazione che se c'è solo un titolo abilitativo da acquisire, quindi solo sostanzialmente un procedimento coinvolto, non c'è bisogno che il SUAPE coordini gli uffici competenti perché ce n'è solo uno coinvolto. Allora, secondo la nuova legge, i tempi per l'effettuazione delle verifiche non sono più ridotti di 5 giorni per la necessità di trasmettere la proposta di provvedimento al SUAPE, ma diciamo l'ente terzo può prendersi tutti i tempi, che sono quindi di 60 giorni normalmente, ridotti a 30 per le SCIE edilizie, ma emette direttamente il provvedimento prescrittivo interdittivo, come si faceva, diciamo, nel regime della legge 3, trasmettendolo al SUAPE e all'interessato. Questo, ripeto, avviene quando abbiamo solo un titolo abilitativo in autocertificazione compreso nel procedimento unico. In tutti gli altri casi, quando abbiamo più titoli abilitativi, rimane in piedi il sistema che era stato introdotto con la prima stesura della legge 24 e quindi i tempi per l'effettuazione delle verifiche sono di 55 giorni, entro cui deve essere trasmessa la proposta di provvedimento prescrittivo interdittivo al SUAPE, che poi deve procedere a formalizzare il provvedimento nei confronti dell'interessato, eventualmente coordinando tutti gli uffici coinvolti. Sono fissi 55 perché, siccome sono ridotti a 30 solo per la SCIE edilizia, ma se supponiamo di averne più di uno, anche se uno dei due è la SCIE edilizia, ne avrò comunque un altro i cui tempi per le verifiche sono di 60 giorni, per cui complessivamente i termini sono di 55 giorni. E in questo caso il provvedimento prescrittivo interdittivo lo emette il SUAPE. Rimane in piedi, non è stato modificato il principio secondo cui prima di emettere il provvedimento o di trasmettere la proposta deve essere comunque inviata la comunicazione ai sensi dell'articolo 10 bis, salvo casi di urgenza, per dare la possibilità al cittadino di presentare osservazioni, di partecipare al procedimento prima dell'emissione del provvedimento. Fin qui i procedimenti in autocertificazione. Per quanto riguarda i procedimenti in conferenza di servizi, la richiesta di questo principio che è contenuto qui era stato riportato, è già contenuto nelle direttive, ma non era esplicitato in legge. Ora è esplicitato in legge che la richiesta di regolarizzazione formale della pratica nell'ambito dei procedimenti in conferenza di servizi interrompe i termini di conclusione del procedimento,
decorrono integralmente dal momento in cui la documentazione viene regolarizzata e viene messo un tetto massimo di tempo per la richiesta di regolarizzazione, che è appunto fissata in 30 giorni. L'interruzione dei termini, e questo è molto importante, può essere disposta esclusivamente nei 15 giorni successivi alla ricezione della dichiarazione autocertificativa. Per cui è vero che la richiesta di regolarizzazione interrompe i termini di conclusione del procedimento e quindi li fa ripartire da capo, però questa interruzione si può disporre solo entro 15 giorni. Anche qui il termine ordinario è e resta di 2 giorni lavorativi, però dopo 15 giorni la richiesta di regolarizzazione non interrompe più i termini e quindi il SUAP rischia, se la fa in ritardo, di sforare i termini di conclusione del procedimento con tutte le conseguenze che vedremo fra un attimo. Anche qui, anche nei procedimenti in conferenza di servizi, in caso di inerzia del SUAP nei 15 giorni, il sistema informatico trasmette automaticamente la pratica agli enti coinvolti. Qui in realtà l'inerzia ha un significato più ampio rispetto al caso del procedimento in autocertificazione, perché prende in considerazione il caso in cui nei 15 giorni SUAP non abbia trasmesso la documentazione, non abbia richiesto la regolarizzazione e non abbia dichiarato l'irricevibilità della pratica. Questo perché nel caso dell'autocertificazione la richiesta di regolarizzazione non interrompe i 15 giorni entro cui il sistema informatico, dopo i quali, voglio dire, il sistema informatico trasmette automaticamente, perché la regolarizzazione nei procedimenti in autocertificazione non può superare i 5 giorni lavorativi, per cui anche se io considero 2 più 5 giorni lavorativi sono 7, che mediamente sono poco più di una settimana, nei 15 giorni ci sta dentro anche tutta la fase di regolarizzazione formale. Nel caso dei procedimenti in conferenza di servizi, siccome la regolarizzazione può arrivare fino a 30 giorni e quindi superare questi 15 giorni, la trasmissione automatica avviene solo se il SUAP non ha né trasmesso la documentazione, né richiesto la regolarizzazione, né dichiarato l'irricevibilità. Comunque queste cose saranno chiarite meglio dalle direttive, che ci daranno anche le tempistiche esatte perché questo sistema entri effettivamente in vigore, anche perché voi capite che è necessario un pieno allineamento del sistema informatico. Quando il sistema informatico sarà pronto, questo sistema potrà entrare effettivamente in vigore. Badate bene che la data di trasmissione, anche se automatica, della documentazione fa decorrere tutta una serie di tempi. Innanzitutto, dalla data di trasmissione della documentazione, il SUAP può dichiarare l'irricevibilità della pratica solo in caso di incompetenza. Quindi anche in questo caso l'irricevibilità tardiva dopo 15 giorni non è più ammessa, se non nei casi diciamo in cui sussistono le condizioni per l'esercizio del potere di tutela. Questo dà una maggiore certezza al cittadino di non ricevere l'irricevibilità anche dopo un tempo notevole, come capita oggi. Dalla data di trasmissione della documentazione, anche se automatica, badate bene, decorrono i tempi per l'espressione dei pareri nella conferenza dei servizi, perché nel nostro quadro normativo, è già così nella legge 24, i tempi della conferenza di servizi, che sono ordinariamente di 30 giorni, salvo eccezioni per cui 55 ad esempio per la paesaggistica ordinaria o 90 negli altri casi, decorrono dalla data di trasmissione della documentazione, anche se l'indizione viene fatta successivamente, e da quella stessa data decorrono i tempi per la richiesta di integrazione documentale. Cioè gli enti terzi hanno non più 10 intanto, ma 15 giorni, vengono ampliati i tempi per richiedere documentazione integrativa da parte degli enti terzi che partecipano alla conferenza dei servizi. Ci si allinea alla disposizione della legge 241, quindi prevedendo sempre 15 giorni, i quali decorrono dalla trasmissione della documentazione, anche se l'indizione non è stata ancora fatta dal SUAP.
Ancora l'articolo 48,4 prevede una serie di disposizioni in materia di silenzio assenso. In particolare, il primo comma che corrisponde, scusate, il primo periodo che è riportato in questa slide, riporta una precisazione che era stata inserita in direttiva, ma che non era contenuta nella legge, cioè ci dice: trascorsi i termini per la conclusione del procedimento, che ricordiamo sono fissati dall'articolo, mi pare, 37 della legge 24, in 60 giorni ordinari o in 105 quando è prevista l'autorizzazione paesaggistica ordinaria, quando sono decorsi questi termini senza che il SUAPE abbia emesso il provvedimento unico, se tutti i titoli abilitativi che era necessario acquisire in conferenza di servizi ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 20 della 241, quindi sono soggetti a silenzio assenso, la mancata conclusione del procedimento nei termini equivale a provvedimento di accoglimento della domanda. E quindi sostanzialmente si forma il silenzio assenso sul provvedimento unico. Sin qui non ci sono novità rispetto a quanto era previsto dalle direttive. La legge continua precisandoci però che il provvedimento unico si considera favorevolmente rilasciato alla scadenza dei termini di conclusione del procedimento, anche se nella mia conferenza di servizi io ho dei titoli abilitativi di per sé esclusi dal silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20, se l'ente competente si è comunque espresso nella conferenza, favorevolmente ovviamente nella conferenza dei servizi. Poniamo il caso di avere una pratica in conferenza di servizi con ad esempio una SCIA edilizia e un'autorizzazione paesaggistica semplificata, quindi tempi 60 giorni, salvo ovviamente richiesta di integrazione documentale, ma supponiamo che la richiesta di integrazione documentale non sia avvenuta. Supponiamo che nell'ambito della conferenza di servizi l'ufficio competente, quindi l'ufficio tutela del paesaggio e la soprintendenza abbiano trasmesso parere favorevole, ma il SUAPE non emetta il provvedimento entro 60 giorni. Si forma comunque il silenzio assenso, anche se il titolo abilitativo da acquisire è escluso dall'applicazione del silenzio assenso, perché gli enti competenti sulla materia esclusa comunque si sono espressi. Spero vi sia chiaro. In ogni caso, anche questo non è ancora in vigore. Dovremo attendere le direttive. Le direttive ci chiariranno meglio, sicuramente, in che modo dobbiamo applicare questa disposizione. Nel momento in cui si forma il silenzio assenso, ogni differente determinazione di SUAPE sul procedimento può essere adottata solo nell'esercizio del potere di autotutela, ogni differente determinazione del SUAPE. Quindi vuol dire che non è precluso al SUAPE chiudere comunque favorevolmente il procedimento per cui si sia formato il silenzio assenso anche per una maggiore certezza da parte del cittadino, ma invece è consentito agire ad esempio con un diniego solo nell'esercizio del potere di autotutela, quindi se ricorrono i presupposti previsti dalla legge. Ancora, per quanto riguarda i procedimenti in conferenza di servizi, anche questo è un rimando che fa la legge, ma non è una novità in senso assoluto perché era già così ai sensi della legislazione nazionale. Per i procedimenti in conferenza di servizi si applicano le disposizioni in materia di indennizzo da ritardo nella conclusione del procedimento di cui all'articolo 28 del decreto legge 69 del 2013, che prevedono in automatico, quindi non in giudizio, ma in automatico, il diritto del cittadino a richiedere all'amministrazione responsabile del ritardo un indennizzo di 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro. E questo si applica a tutti i procedimenti SUAPE in conferenza di servizi. Inoltre, la legge ci precisa che nei provvedimenti rilasciati in ritardo,
occorre indicare espressamente il termine previsto dalla disciplina normativa vigente e quello effettivamente impiegato. Quindi gli dobbiamo dire: io avrei dovuto chiudere in 60 giorni, ce ne ho messo 72, gli devo dire qual è l'ammontare dell'indennizzo a cui l'interessato ha diritto, quindi 30 euro per ogni giorno di ritardo, e in che modo me lo può richiedere. Anche questo non è immediatamente in vigore, lo sarà dopo le nuove direttive. Ancora, vedete, qui troviamo la banda verde, che vuol dire che questa disposizione è già in vigore dal 1 febbraio. Il termine per presentare la dichiarazione di agibilità dopo la conclusione dei lavori passa da 15 a 30 giorni, quindi il cittadino ha 30 giorni di tempo per presentare la dichiarazione di agibilità dopo la conclusione dei lavori, e non più 15. Ancora, in caso di rinnovo periodico di un titolo abilitativo o di presentazione di una dichiarazione autocertificativa per l'ottenimento di un titolo abilitativo precedentemente acquisito e la cui efficacia è scaduta, quindi questa cosa si applica sia quando io faccio un rinnovo, prendiamo ad esempio un'autorizzazione allo scarico che dura 4 anni. Se io entro i 4 anni presento il modulo F8 per il rinnovo, ma si applica identica anche se io 4 anni li faccio passare, quindi non lo posso più rinnovare e devo ripresentare la pratica per riacquisire da capo lo stesso titolo abilitativo. Non, qualora le condizioni non siano mutate, le condizioni innanzitutto, quindi sia tutto uguale, e qualora il quadro normativo di riferimento allo stesso modo non sia mutato, non possono essere richieste all'interessato asseverazioni allegati che siano stati già prodotti all'atto dell'acquisizione del titolo abilitativo originario. Quindi non gli devo richiedere nuovamente ad esempio il modulo A11 se sto parlando di un rinnovo di scarichi, perché l'avevo già acquisito in origine. Aggiungiamo solo che per i titoli abilitativi formati in origine a seguito di asseverazione tecnica, come ad esempio l'esempio che vi facevo, è richiesta un'asseverazione di situazione non mutata resa da un tecnico abilitato. Ora che ci penso, il modulo F8 va aggiornato aggiungendo questa asseverazione di situazione non mutata, che in questo momento ancora non trovate sul modulo F8. Ancora, andiamo avanti. I titoli abilitativi per l'esercizio delle attività economiche e produttive di beni e servizi rientranti nella competenza legislativa regionale sono validi a tempo indeterminato e non sono assoggettati a rinnovo periodico né all'obbligo di comunicare periodicamente la prosecuzione dell'attività o la permanenza dei requisiti di esercizio. Quindi il principio è che i titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività non hanno bisogno né di rinnovi né di dichiarazioni periodiche. Chiedono prima se i 15 giorni sono lavorativi o salari, ma sono diventati 30. Quali giorni? Quelli dell'agibilità sono solari, sono solari. E quindi da 15 giorni solari si è passati a 30 giorni solari. Quindi i titoli abilitativi sono validi a tempo indeterminato. Le direttive contengono la ricognizione dei titoli abilitativi a cui si applica la presente disposizione. Ora, voi vi chiederete perché in questa slide trovate la banda verde, che vuol dire la disposizione è già in vigore, nonostante nell'articolo si faccia un espresso richiamo alle direttive. Però in questo caso sicuramente con le direttive sarà fatta una ricognizione che ci dice precisamente a quali titoli abilitativi io applico questo principio. Nello specifico lo troveremo sicuramente nella tabella di ricognizione dei regimi amministrativi. Però di fatto il principio è valido ed efficace, al di là del fatto che le direttive effettueranno esclusivamente una ricognizione per essere più certi e più sicuri. La disposizione, badate bene, si applica anche ai titoli abilitativi in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di semplificazione. Quindi vuol dire che non solo non saranno soggetti a rinnovo tutti i titoli abilitativi acquisiti da oggi in poi, ma non sono soggetti a rinnovo manco quelli acquisiti precedentemente. Stiamo parlando di titoli abilitativi per l'esercizio di attività, quindi titolo proprio di esercizio. Ancora c'è qualche novità per quanto riguarda le sanatorie edilizie.
è stato, come dire, riordinato ulteriormente il campo. Anche questo, vedete, è in vigore, anche se le direttive oggi ci dicono qualcosa di parzialmente diverso e sarà sicuramente chiarito e saranno adeguate e adattate le direttive. Ci dice che innanzitutto rimane il principio per cui per i procedimenti di accertamento di conformità e di sanatoria che si perfezionano con il rilascio di un provvedimento espresso, quindi per fargli esempi più classici, l'accertamento di conformità, l'accertamento di compatibilità paesaggistica, è esclusa l'applicazione del procedimento unico. Il SUAPE riceve la pratica, la trasmette agli uffici coinvolti che operano secondo quanto previsto dalle norme di settore. Su questo niente è cambiato. Mentre le sanatorie che si perfezionano attraverso la trasmissione di una dichiarazione autocertificativa col versamento di una sanzione ad effetto sanante di importo predeterminato, parliamo sicuramente della sanatoria per le opere di edilizia libera effettuate in assenza di comunicazione, ma anche di una gran parte delle SCIA, delle mancate SCIA, in questo caso si applica il procedimento in autocertificazione a 0 giorni, a condizione che la ricevuta del versamento della sanzione sia allegata alla dichiarazione autocertificativa. Solo in questi casi, allora, fin qui, quindi abbiamo detto. Quelle che si perfezionano con il rilascio di un atto rimangono, seguono la norma di settore, le altre, per le altre si applica il procedimento in autocertificazione. La possibilità di trasmettere contestualmente la sanatoria e diciamo, l'acquisire il titolo abilitativo per un nuovo intervento sullo stesso immobile è stata circoscritta ai soli casi di sanatoria autocertificata. Quindi non possiamo più trasmettere una pratica unica per sanare l'abuso e realizzare nuovi lavori se la sanatoria è di quelle soggette al rilascio di atto espresso, quindi con accertamento di conformità, con accertamento di compatibilità paesaggistica o comunque con rilascio di atti espressi. Si può fare solo nel caso di autocertificato. Ancora, per quanto riguarda gli oneri, ci sono tutta una serie di novità con cui la disciplina è stata completamente riformata. Vi ricorderete che la legge 24 prevedeva il fatto che possono essere previsti diritti di segreteria per attività propria del SUAPE a condizione che l'importo non superasse quello a cui era soggettato il cittadino prima dell'entrata in vigore della legge 24 stessa. Questo ha creato tutta una serie di problemi di incertezze applicative in questi anni. Per cui la cosa è stata completamente riformata. La possibilità di prevedere diritti di istruttoria per l'attività propria del SUAPE è limitata a tetti di importo massimo che devono essere stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nella quale sono previsti importi massimi differenziati a seconda dei tempi medi di conclusione del procedimento da parte del SUAP. Quindi la giunta regionale stabilirà dei tetti che non possono essere superati dai diritti di segreteria degli istruttori propri del SUAP, che saranno in qualche modo differenziati a seconda dei tempi medi di conclusione del procedimento da parte del SUAP. Per cui, in buona sostanza, per dire in parole povere, chi conclude i procedimenti più velocemente avrà la possibilità di prevedere degli importi maggiori rispetto a chi fa ritardi nella conclusione dei procedimenti. La Giunta stabilirà anche, diciamo, gli indirizzi per la determinazione degli oneri per il permesso di costruire. La regione potrà favorire, quindi vedremo sempre la giunta che cosa disporrà la riduzione degli oneri a carico dei cittadini con l'attribuzione di premialità sui finanziamenti regionali agli enti locali, per cui darà dei finanziamenti a chi prevede delle premialità, quantomeno sui finanziamenti per chi prevede degli oneri inferiori. Altra disposizione importante. Oltre al fatto che, voglio dire, il SUAPE che dovesse avere dei tempi medi di conclusione lunghi avrà la possibilità di
stabilire dei diritti di istruttoria più limitati, con importi limitati, per i procedimenti conclusi con oltre 15 giorni di ritardo, l'interessato ha diritto al rimborso integrale dei diritti di istruttoria corrisposti per l'attività propria del SUAP. Parliamo dei diritti SUAP e non dei diritti dovuti per gli endoprocedimenti. Ok, fin qui le disposizioni che riguardano le modifiche alla legge 24 sulla disciplina del SUAP. Adesso facciamo una carrellata sulle altre disposizioni settoriali che riguardano altri ambiti che sono tutte immediatamente vigenti. Abbiamo tutta una serie di disposizioni che riguardano la materia urbanistica. Ovviamente per una questione di economia, ma anche di interesse, io non ho riportato in queste slide tutto quello che riguarda la pianificazione, la materia urbanistica in senso stretto. Ho riportato quello che poteva avere un riflesso in qualche modo sui procedimenti unici. Per quanto riguarda l'articolo 14 sulle varianti in corso d'opera, vedete, è stata sostituita la lettera D sulla definizione di varianti sostanziali. La variante sostanziale è quando supera le prescrizioni contenute nel progetto approvato. Precedentemente era un po' più restrittivo perché questo superamento delle prescrizioni presupponeva motivate ragioni di ordine tecnico-costruttivo. Di fatto, nella formulazione attuale, non c'è più bisogno di motivare in modo particolare questo superamento delle prescrizioni. Quando io presento un progetto o intendo realizzare un progetto superando quelle prescrizioni, comunque sono nel campo della variante sostanziale. Ancora una cosa molto importante e una cosa molto innovativa, l'articolo 14 della legge 1 introduce la possibilità di acquisire l'agibilità in deroga ai requisiti di altezza minima e ai rapporti aeroilluminanti, in alcuni casi che sono dettagliatamente previsti dalla legge. Questo in particolare è stato fatto e voluto per venire incontro a tutti i casi di immobili storici esistenti da lungo tempo che attualmente non hanno i requisiti, appunto, di altezza minima e di rapporti aeroilluminanti, ma che sono stati legittimamente realizzati. Vedete, le condizioni sono indicate qui alla lettera A, B, C, quindi devono essere sicuramente esistenti prima del 75 e che abbiano mantenuto le caratteristiche originarie, presentino caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevole di conservazione, oppure siano sottoposti a vincolo paesaggistico o monumentale, o siano ubicati all'interno delle zone A o dei centri matrice, o centri specializzati del lavoro degli insediamenti rurali, dove siano ammessi e dove siano effettuati interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia anche con demolizione e ricostruzione. Vedete? È consentito effettuare questi interventi senza adeguare in qualche modo l'immobile ai requisiti di altezza minima e ai rapporti aeroilluminanti. Ovviamente la deroga relativa alle altezze minime è limitata solo ai casi in cui sia necessario mantenere l'allineamento con gli orizzonti continui e preesistenti, oppure sia necessario riproporre le caratteristiche originarie del fabbricato demolito. Mentre la deroga per i rapporti aeroilluminanti è limitata quando non sia possibile modificare le caratteristiche originarie delle bucature o realizzarne delle nuove, quindi non è possibile quando è comunque consentito, è possibile, come dire, adeguarsi. Ecco, vedete, una cosa importante per quanto riguarda proprio l'aspetto procedurale è che la deroga si può concedere purché a giudizio del servizio sanitario competente sia dimostrata l'esistenza di idonee o equivalenti condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, anche mediante l'adozione di misure compensative. Quindi, vedete, c'è una valutazione dell'ATS, dell'ASL, per quanto riguarda questa deroga. Tant'è che se prendete il modulo di agibilità troverete è spuntato fuori un altro endoprocedimento, appunto della ASL, che riguarda l'agibilità in deroga. Sono fatte salve ovviamente le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro e per queste agibilità in deroga si segue il procedimento in conferenza di servizi, proprio perché è in deroga e quindi è discrezionale. Già oggi nel modulo trovate queste novità e trovate anche questa indicazione.
Ancora, per quanto riguarda l'elenco degli interventi soggetti a SCIA, per quanto riguarda le tettoie di copertura, è stata introdotta una precisazione di superficie non superiore a 30 metri quadri. Questo non vuol dire che non possono essere realizzate tettoie oltre i 30 metri quadri, ovviamente, ma vuol dire che sono soggette a SCIA le tettoie fino a 30 metri quadri, oltre i 30 metri quadri saranno soggette a permesso di costruire. Ancora, è stata modificata la definizione per quanto riguarda l'installazione di manufatti leggeri anche prefabbricati, eliminando la frase barrata di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzate come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, mentre è stata introdotta la parte in rosso. Quindi, manufatti leggeri anche prefabbricati amovibili, quindi purché amovibili, che siano utilizzati come ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, di superficie non superiore a 15 metri quadri. E ancora sono soggetti a SCIA gli interventi edilizi di qualsiasi natura che prevedano la realizzazione di volumetrie all'interno delle aree cimiteriali. Quindi, per quanto riguarda l'edilizia cimiteriale, è stata introdotta una semplificazione anche in caso di realizzazione di volumi come cappelle private, eccetera, non sono soggetti più a permesso di costruire, ma a SCIA. Ancora, il comma 3 bis. È stato introdotto il comma 3 bis dell'articolo 10 bis della legge 23, precisando che la SCIA costituisce titolo per l'esecuzione dei lavori dalla data di presentazione, e fin qui non c'è nessuna novità, ed è sottoposta a termini di efficacia per l'inizio e la fine dei lavori pari a quelli del permesso di costruire. Quindi, se fino ad oggi la SCIA aveva un termine di validità di 3 anni in cui non veniva precisato l'inizio e la fine all'interno di questo lasso unico di 3 anni, da oggi, o meglio dal 1 febbraio, la SCIA è soggetta agli stessi termini di validità del permesso di costruire. I lavori possono essere iniziati quindi entro un anno e devono essere conclusi nei 3 anni successivi all'inizio. Per quanto riguarda la destinazione d'uso, sono state introdotte alcune modifiche all'articolo 11 della 23. Il comma 1 bis non è che una precisazione, in realtà, cioè la destinazione d'uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile. Questo può risolvere alcuni casi dubbi. È stato introdotto il comma 13 bis che disciplina le sanzioni nei casi di mutamento di destinazione d'uso eseguito in assenza di SCIA o di comunicazione, che è soggetta all'irrogazione di una sanzione pecuniaria fissata. Allora, oltre al pagamento della differenza tra gli oneri di concessione dovuti per il cambio d'uso in misura doppia, ovvero in caso di gratuità in misura pari a quella prevista dall'articolo 16 del 380 e comunque in entrambi i casi in misura non inferiore a euro 500. Anche questo ve lo trovate sia nel modulo A1 che nel modulo F13 per quanto riguarda il cambio di destinazione d'uso tra categorie diverse o nell'ambito della stessa categoria. Ancora, è stato totalmente rivisto l'articolo 14 della 23 per quanto riguarda le opere eseguite in assenza o in difformità della SCIA. Mentre fino ad oggi noi sapevamo che per la presentazione di una mancata SCIA, per opere completamente realizzate alla data di presentazione della mancata SCIA, la sanzione doveva essere calcolata caso per caso e questo ci impediva di trasmettere una pratica in autocertificazione, appunto per la sanatoria. Con la nuova legge è cambiata completamente la disciplina, per cui sono state individuate alcune tipologie di intervento per le quali la sanzione è fissa e sono quelle elencate nella slide. Quindi le opere di manutenzione straordinaria riguardanti parti strutturali, le opere di restauro e risanamento conservativo riguardanti le parti strutturali, le serre, le tettoie, i manufatti leggeri amovibili e gli interventi di edilizia cimiteriale. Per cui vedete, la sanzione è fissa a 1000 euro in caso di accertamento, di mancata SCIA prima dell'accertamento per opere completamente realizzate, fissata in 500,
con SCIA spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, la sanzione è fissata in 250 euro. Mentre negli altri casi di interventi soggetti a SCIA, pertinenza, interventi di ristrutturazione edilizia, completamento di interventi soggetti a concessione edilizia, permesso di costruire decaduto, interventi di nuova costruzione disciplinati da piani attuativi o in diretta esecuzione di piani urbanistici che contengono precise disposizioni, in questi casi qua le sanzioni sono quelle previste per l'assenza o la difformità dal permesso di costruire e quindi si applica la procedura di accertamento di conformità. Questa distinzione ovviamente ve la trovate nel modulo A1 che guida, come dire, a individuare in quali casi si segue il procedimento di autocertificazione a 0 giorni e in quali casi invece bisogna seguire la procedura di accertamento di conformità. Ancora, sempre sulla materia edilizia, sono contenute una serie di modifiche all'articolo 15 che riguarda gli interventi soggetti a edilizia libera. Le modifiche sono quelle riportate in rosso, vedete. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, è stato chiarito, inclusi quelli ricondotti a tale categoria di intervento, da specifiche disposizioni legislative nazionali. L'aver introdotto la parola legislative vuole in particolar modo chiarire che non si applicano disposizioni di altra natura, come ad esempio il glossario unico che è stato approvato l'anno scorso, laddove non, ovviamente non ci sia una corrispondenza con una disposizione di rango legislativo nazionale. Interventi volti alla realizzazione di recinzioni prive di opere murarie di barbecue sono stati eliminati i manufatti accessori, quindi rimangono in edilizia libera le sole opere murarie, le sole recinzioni e i soli barbecue con volume vuoto per pieno non superiore a 10 metri cubi. Ancora sulle opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni è stato chiarito, aggiunto, delle aree pertinenziali degli edifici esistenti, quindi stiamo parlando di opere di pavimentazione e di finitura di aree pertinenziali. Ancora la realizzazione di aree ludiche è stato precisato senza fini di lucro. Tutto questo sempre nel campo dell'edilizia libera. Ancora sono stati introdotti 3 nuove fattispecie di edilizia libera non soggetta a niente, quindi neanche a comunicazione, che sono gli interventi edilizi di qualsiasi natura che non prevedano la realizzazione di volumetrie all'interno delle aree cimiteriali. Quindi, facendo un parallelismo con quello che abbiamo detto poco fa, nei cimiteri sono soggetti a SCIA le opere che riguardano la realizzazione di volumi, quindi cappelle, mentre tutte le altre opere che non prevedano volumi non sono soggette a nulla, sono liberamente realizzabili senza neanche necessità di comunicazione. Interventi di installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW. Anche questi non necessitano di nulla, neanche di comunicazione. E ancora pannelli solari fotovoltaici a servizio degli edifici da realizzare al di fuori della zona A. Anche questi non necessitano di niente. Andiamo avanti, sono state introdotte 3 nuove fattispecie di interventi di edilizia libera soggetti invece a comunicazione, quindi quelli per cui è necessario il modulo F13, che sono la realizzazione di manufatti accessori con volume vuoto per pieno non superiore a 10 metri cubi, soggetta quindi a comunicazione, l'installazione di cartellonistica stradale anche pubblicitaria e realizzazione di cavalcafossi, sono casi in cui abbiamo avuto tante domande negli anni precedenti perché non erano, come dire, contemplati in nessuna voce, e vedete J4 di interventi di demolizione senza ricostruzione. Con la precisazione che per gli interventi di cui alla lettera J4, quindi per gli interventi di demolizione senza ricostruzione, è richiesta anche l'asseverazione di un tecnico abilitato. Il modulo è sempre l'F13, ma per i casi di demolizione senza ricostruzione è necessario compilare anche
l'asseverazione che è contenuta sempre nel modello F13. Qualche precisazione sull'autorizzazione paesaggistica è stata, come dire, chiarito che rientrano nella competenza delegata, quindi nella competenza comunale, le varianti in corso d'opera che rientrano nell'allegato B, quindi le varianti, i progetti di variante in corso d'opera che rientrano tra i casi di autorizzazione semplificata. Non è una vera e propria novità, più che altro un chiarimento. Ancora, gli interventi di cui al comma 2, lettere L e M dell'articolo 15 della 23, che sono quelli riportati in questa slide. Si tratta di interventi sul demanio marittimo, installazione all'interno di specchi acquei demaniali di natanti, imbarcazioni, chiatte galleggianti, a condizione che gli allestimenti non determinino il permanente collegamento col terreno o col fondale, e ancora la realizzazione di strutture di interesse turistico ricreativo dedicate alla nautica che non comportino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo di piccole imbarcazioni natanti da diporto, eccetera. Si tratta di due fattispecie che sono state aggiunte all'elenco degli interventi di competenza delegata nei comuni, ovviamente negli ambiti territoriali in cui è presente una delega. Mentre è stata riportata la competenza regionale, le autorizzazioni paesaggistiche relative agli interventi di quegli articoli 38 e 39 della legge 8 del 2015, quindi trasferimento volumetrico per riqualificazione ambientale paesaggistica e rinnovo del patrimonio edilizio con interventi di demolizione e ricostruzione. Infine, fin qui tutto l'aspetto urbanistico, infine siamo giunti anche... ci sono tre disposizioni che riguardano attività economiche e produttive, e quindi in materia di turismo, commercio e artigianato. L'articolo 54 riguarda l'affidamento in gestione dei distributori di carburanti e ci dice che l'affidamento in gestione di un impianto per la distribuzione di carburanti non costituisce subingresso nell'autorizzazione ed è soggetto a semplice comunicazione al comune competente per territorio. Questa è una semplificazione che si è resa necessaria perché c'era un po' disomogeneità interpretativa tra i vari SUAP e i vari comuni, per cui qualcuno riteneva fosse necessaria una semplice comunicazione con il modello C5 per capirci, e qualcun altro invece faceva presentare una pratica di vero e proprio subingresso. Questa nuova disposizione ha chiarito che l'affidamento in gestione è soggetto a semplice comunicazione e non è subingresso. Per quanto riguarda le forme speciali di vendita, anche questo è un chiarimento leggermente ampliativo, perché la norma statale fissa già questo principio, ma non lo fissa per tutte le forme speciali di vendita. Per cui cosa ci dice la norma? Che se io ho un esercente, il commercio al dettaglio, che esercita in forma accessoria anche una forma speciale di vendita, per cui il classico caso è l'ambulante o il titolare di un esercizio in sede fissa, di un esercizio di vicinato, media o grande struttura di vendita, che intende vendere online, quindi online o per corrispondenza o al domicilio del consumatore, non ha bisogno di acquisire un altro titolo abilitativo, in quanto il commercio con la forma speciale di vendita deve essere inteso come accessorio ricompreso nel titolo abilitativo principale. Ancora l'articolo 56 riguarda gli operatori del turismo subacqueo e riporta un principio che, se vogliamo, è stato stabilito dalla norma anche in via generale, ma è stato chiarito anche nello specifico. L'iscrizione all'elenco regionale degli operatori del turismo subacqueo, sezione centri di immersione subacquea, non necessita di rinnovo, quindi ha validità a titolo permanente, mentre fino ad oggi era soggetto alla presentazione di un rinnovo annuale. Ora, io, per quanto riguarda l'illustrazione delle novità della norma, quel che più direttamente interessa il SUAP e gli altri enti e uffici coinvolti nel procedimento unico, avrei terminato. Ora vediamo di capire. Ho riportato se le domande nel box, dunque potete scorrere. Mentre vi do modo di leggere e di iniziare appunto
a scegliere le domande per leggere, volevo dare alcune comunicazioni di servizio per quanto riguarda le domande che arrivano a me in chat. Molti stanno scrivendo che dallo stesso PC seguono più persone. Benissimo, non lo scrivete in chat, vi chiedo la cortesia di inviarmi una mail pon.semplificazione@formats.it e ricordo anche che le persone che seguono dallo stesso PC devono essere comunque iscritte, se non al webinar di oggi perché per qualche motivo non si è fatto in tempo, però alla piattaforma eventi. Devono avere le credenziali di FP Out, altrimenti l'attestazione io non la rilascio. Questo è purtroppo quello a cui siamo, questa è la legge, insomma. Dunque, altre comunicazioni, le slide e la registrazione saranno presenti da questo pomeriggio nella stessa pagina nella quale vi siete iscritti. Lascio la parola adesso al nostro relatore e alle nostre relatrici e se volete continuare a scrivere le domande le riporto comunque ai relatori. Sì, allora nel frattempo aspettate un giro Buongiorno a tutti. Nel frattempo che Massimo legge, noi abbiamo visto un po' di letto un po' di domande che c'erano nella chat. Dico la verità, alcune nulla cambia, cioè mi sono state fatte domande, per esempio, in relazione alla variante urbanistica o alla via regionale, ai sensi del 27 bis del codice dell'ambiente, non c'è nessuna novità riportata nella legge 24, per cui si applica esattamente come era previsto nelle direttive. Si seguono le procedure della normativa di settore, intanto la variante urbanistica, l'unica ammessa, l'unico caso in cui è ammesso all'interno del procedimento SUAP è il caso previsto dal DPR 160 del 2010. E poi c'è da dire che si svolge la normale conferenza di servizi, però si interrompe, cioè i termini del procedimento non vanno avanti e non si chiude fino a che non arriva la delibera dell'organo consiliare. Per quanto riguarda la via, diciamo la verità che oggi è vero che c'è scritto nelle direttive, è prevista la possibilità che possa essere presentata la via al SUAP, però normalmente viene presentata direttamente all'ufficio regionale, perché c'è una disposizione transitoria nelle direttive, perché teoricamente, ai sensi del 152, dovrebbe essere l'ufficio regionale a emettere la via completa anche delle autorizzazioni che normalmente passano per il SUAP. Si eleva, diciamo, la competenza, però allo stato attuale ancora così non è, la via viene chiesta normalmente all'ufficio regionale o comunque l'ufficio regionale che emette il provvedimento di via senza il quale non può essere chiuso il procedimento SUAP e di nessun ritardo può essere accusato, poi non può essere richiesto nessun ritardo al responsabile SUAP che sta attendendo la via o la delibera consiliare per chiudere il procedimento. Questo è direttamente collegato a un'altra domanda che ci chiede se l'indennizzo di 30 euro è solo per i procedimenti in conferenza di servizi. L'unico ritardo previsto, cioè, è lì perché è l'unico caso in cui il provvedimento, si attende il provvedimento per avviare. Perché se no la ricevuta, dal momento dell'invio della pratica, il soggetto può avviare la propria attività. Le conseguenze per un eventuale ritardo dai controlli sono differenti, non sono quelle dell'indennizzo. Nulla cambia neanche sull'autorizzazione allo scarico, qualcuno ci chiedeva che cosa deve essere fatto per un rinnovo ad autorizzazione scaduta, quindi anche questo non è oggetto di modifica della legge 1 del 2019, per cui se il titolo non è scaduto può essere fatto un rinnovo, altrimenti deve essere ripresentata una pratica intera. Le licenze dei taxi sono ricomprese nei rinnovi automatici, anzi era il caso che c'era venuto in mente come semplificazione. Il caso che ha suscitato proprio l'iniziativa di questo articolo nella legge. Ok, ci sono. Sì, ho letto alcune. Aspetta che io sono troppo vicino.
Allora, ho letto alcune diverse domande che riguardano il discorso delle sanatorie. Allora, oggi, per chiarire meglio, ve lo ripeto, oggi la legge 24 e le disposizioni delle direttive prevedono che si possa trasmettere sempre, in ogni caso, una pratica per l'accertamento di conformità per la sanatoria, sia che si tratti di sanatoria autocertificata, sia che si tratti di sanatoria con il rilascio di atti espressi, contestualmente all'acquisizione del titolo abilitativo per l'esecuzione di nuove opere. Con la nuova disciplina, la possibilità di presentare una nuova pratica è limitata, scusate, di presentare un'unica pratica per sanare il pregresso e per realizzare un nuovo intervento è limitata ai soli casi di sanatoria di tipo autocertificato. Quindi sanatoria che si perfeziona con la trasmissione di un'autocertificazione e il versamento di una sanzione predeterminata. E quindi, ad esempio, qualcuno mi chiedeva, allora, mi chiedeva quando è possibile presentare, allora, non ci sto più trattando, quando è possibile presentare l'accertamento di compatibilità paesaggistica, contestualmente all'esecuzione di nuovi lavori. La risposta è mai. Perché l'accertamento di compatibilità paesaggistica è un titolo espresso e conseguentemente per le sanatorie espresse è preclusa la possibilità di presentare con un'unica pratica la sanatoria e l'esecuzione dei nuovi lavori. Quindi dovrà necessariamente essere perfezionata prima la sanatoria e poi trasmessa la pratica per l'acquisizione del titolo abilitativo per i nuovi lavori. Ancora, per una variante in corso d'opera ad un piano casa deve essere presentata una nuova pratica in conferenza di servizi. Beh, dipende dalla variante in corso d'opera, cioè se in questo vale per tutte le varianti in corso d'opera, che siano piano casa o non piano casa, cioè se l'aspetto della discrezionalità non è da rivalutare, perché ad esempio io ho acquisito una. Ho presentato una pratica per piano casa in conferenza dei servizi per realizzare un ampliamento e la variante che io devo introdurre è semplicemente di distribuzione interna, quindi non influisce sulla coerenza dell'ampliamento rispetto all'immobile originario. La valutazione discrezionale non c'è e quindi posso andare anche in autocertificazione. Se invece devo rivalutare quell'aspetto, come nel caso di una variante ad un progetto in generale soggetto all'autorizzazione paesaggistica, il principio è sempre quello, cioè devo acquisire una nuova autorizzazione paesaggistica perché sto cambiando l'aspetto esteriore, ad esempio, rientro in conferenza di servizi, altrimenti potrò anche andare in autocertificazione. Ancora, per le pratiche in corso di definizione di accertamento di conformità con nuove opere, si applica la normativa vigente al momento della presentazione, a livello procedurale certamente sì. Per cui se la pratica è in corso e prevede la sanatoria e nuova realizzazione, si porta a conclusione con le disposizioni procedurali vigenti e quindi non è che la dobbiamo rigettare adesso perché oggi non si può più presentare contestualmente. E ancora, Allora, chiedono dell'ENAC e sì, l'ho letto dell'USCIS. L'ENAC ci stiamo lavorando e dentro il SUAPE allora, abbiamo per quello che riguarda gli ostacoli aerei per le antenne, per esempio, secondo noi è dentro il procedimento unico SUAPE e stiamo interloquendo proprio perché la modulistica sia perfettamente coerente con le loro esigenze. Da poco è stato fatto un parere da parte dell'autorità garante per la concorrenza che ha proprio detto che il sistema giusto è quello che stiamo seguendo, quello che tutti i procedimenti devono essere trattati insieme, non è prevista un'eccezione né per l'USCIF né per l'ENAC all'interno del procedimento unico SUAP e siamo
a conoscenza però delle difficoltà che ci sono, del fatto che non si presentano mai di fronte ai servizi, non rispondono mai nei termini, essendo degli enti nazionali ed essendo dei procedimenti che rientrano all'interno del procedimento unico solo in delle zone particolari, sono meno abituati, però ci stiamo lavorando e a parer nostro non esistono eccezioni in legge per cui dovrebbero star fuori. Sì, qualcuno chiedeva sempre su questo argomento delle opere in fascia di rispetto ferroviario, siccome è un procedimento riguardante la pubblica incolumità, ai sensi dell'articolo 20 il silenzio assenso non è applicabile. Sì, confermo, il silenzio assenso non è applicabile, ma quando parliamo di articolo 20 stiamo parlando del silenzio assenso nei confronti del cittadino in caso di mancata emissione del provvedimento nei termini di legge. Questo non è... È un principio diverso, è un istituto diverso dal silenzio assenso che si forma in caso di mancata espressione dell'ente competente in conferenza dei servizi, perché quello è un silenzio assenso tra amministrazioni che ha come unico limite i provvedimenti espressi previsti dalla normativa dell'Unione Europea e non l'articolo 20. Ancora, qualcuno chiede, in caso di demolizione senza ricostruzione è previsto comunque il rilascio di autorizzazione paesaggistica? Il principio è sempre lo stesso, cioè quando noi parliamo della legge 23 dell'85, quindi delle modifiche che sono state introdotte dalla legge 1 alla disciplina urbanistica edilizia, stiamo parlando in titolo edilizio. Il fatto che un intervento sia soggetto a comunicazione sul piano edilizio non ci dice nulla rispetto ai titoli abilitativi necessari per i vincoli insistenti sull'area in cui è ubicato l'intervento. Quindi sul piano squisitamente edilizio, quell'intervento è soggetto a comunicazione, ciò non toglie che possano essere necessari uno o più provvedimenti autorizzatori espressi se l'area è vincolata. Sì, volevo dire. Sì, no, io volevo dire in relazione alla domanda sul fatto che scattassero o meno in automatico anche per le dogane, trascorsi 15 giorni, variando procedimenti, volevo approfittare per rispondere a questa domanda e fare uno spot per il prossimo webinar, nel senso che nel nuovo software è previsto che gli endoprocedimenti scattino proprio, vengono proposti in automatico a seconda delle dichiarazioni rese nella modulistica. La corrispondenza tra endoprocedimento e dichiarazione è operata da noi, per cui se lui ha dichiarato che ci troviamo in zona demaniale, chiaramente scatteranno tutti gli endoprocedimenti legati al demanio. Però quello che volevo dire è che poi è molto importante per tutti gli enti, per i comuni, per gli enti terzi, eccetera, verificare il corretto accreditamento del proprio ente all'endoprocedimento. Perché a seconda delle competenze, della ripartizione delle competenze all'interno dei comuni variano. Quindi noi abbiamo riportato esattamente la stessa configurazione che c'era nel vecchio sistema, nel nuovo sistema. Però è importante che ogni ente verifichi la corrispondenza tra il proprio ufficio e l'endoprocedimento. Verifichi che le persone del proprio ufficio siano accreditate e che il proprio ufficio veda gli endoprocedimenti giusti. Questa è giusto un'anticipazione perché il 20 febbraio verrà fatto proprio un webinar su questo. Tenete conto che sarà un dovere dell'ente, sarà precisato nelle convenzioni, cioè mentre prima Sardegna IT vi configurava, oggi ogni ente avrà il diritto dovere di configurarsi, cioè sarà automaticamente configurato come era configurato nel passato, però sarà responsabilità propria cambiare gli utenti, cambiare le competenze ogni volta che avverranno. Questo è l'unico modo in cui il sistema potrà andare in automatico. Sì, certo, è molto importante quello che
si diranno i webinar del 20. Quindi partecipate, fate partecipare chi è responsabile per capire, diciamo, l'organo apicale che è responsabile per sollecitare tutti a controllare le proprie competenze, e fate partecipare anche una figura che abbia le competenze informatiche adeguate per poter capire come verificare, come eventualmente cambiare nell'accreditamento i vari colleghi, perché sarà una cosa che ogni ente farà direttamente. Qualcuno chiede se le pratiche trasmesse prima dell'entrata in vigore della legge 1 del 2019, per cui SUAPE non abbia effettuato alcuna azione, valgono le norme attuali oppure la normativa previgente. Vi ricordo che il discorso della trasmissione automatica non è ancora operativo, quindi di fatto non solo quelle che sono entrate in vigore prima non verranno trasmesse in automatico, ma neanche quelle che vengono trasmesse ad oggi saranno inviate in automatico trascorsi 15 giorni. Nelle nuove direttive, che saranno approvate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, saranno chiariti esattamente i termini della questione e da quando questo avverrà. Quindi non confondetevi, ancora non è realtà. Ancora, nel caso di titolo abilitativo scaduto, quindi prendiamo l'esempio di un'autorizzazione allo scarico che è scaduto, per cui occorre riottenere lo stesso titolo abilitativo che non si configura come rinnovo. Quindi si chiede, deve essere presentata la DUA corredata dall'allegato A11 ed eventuali asseverazioni ed allegati non già prodotti all'atto di acquisizione del titolo originario. Sì, sostanzialmente la norma contiene un divieto a richiedere asseverazioni ed allegati che siano già stati acquisiti in precedenza. Io ci metterei dentro anche lo stesso allegato A11, cioè la norma ci dice che può essere richiesta una asseverazione di situazione non mutata, quindi io direi la DUA sicuramente, e una asseverazione di situazione non mutata da parte del tecnico, come dire, io voglio riacquisire quel titolo lì che mi è scaduto, dichiaro che niente è cambiato sia nelle condizioni della mia attività, del mio scarico nella fattispecie, sia nel quadro normativo di riferimento, e faccio rimando alle dichiarazioni e ai documenti che avevo presentato in precedenza. Questo vale tanto per il rinnovo quanto per la riacquisizione dello stesso titolo abilitativo. Poi sicuramente anche su questo, anche se non c'è un rimando espresso alle direttive, né in direttiva chiariremo meglio, anche confrontandoci chiaramente col gruppo ristretto e con gli enti direttamente competenti, un attimino di delineare i contorni per l'applicazione concreta di questa disposizione, che è abbastanza innovativa. Qualcuno chiede sulla sanzione dei 30 euro al giorno per i ritardi, il caso in cui di sanatoria dove si deve esprimere solo l'ufficio tecnico comunale. La norma, io ve l'ho riportata ovviamente per estratto molto ridotto, però parla di 30 euro al giorno fino ad un massimo di 2000 euro a carico dell'amministrazione responsabile del ritardo. Quindi non necessariamente sarà il SUAPE. In un caso come quello del quesito, sicuramente l'indennizzo sarà in capo all'ufficio tecnico che è competente, perché lui è responsabile del ritardo. Badate che questo è un sistema un po' perverso, se volete, per cui il SUAPE io lo configuro come responsabile del ritardo nel caso in cui non emetta il suo provvedimento nei termini. Se il SUAPE ha fatto la conferenza di servizi che si è conclusa nei termini, doveva dare per acquisito un parere che non è stato espresso nella conferenza di servizi e resta inerte ad aspettare il parere di un ente coinvolto nella conferenza di servizi che non si è espresso nel termine della conferenza, la responsabilità è del SUAPE, non dell'ente che è in ritardo, a meno che non stiamo parlando
di un atto espresso previsto dalla normativa europea per cui il SUAP è obbligato ad aspettare, perché altrimenti il SUAP deve, non è che può, deve considerare acquisito l'assenso e deve chiudere il procedimento. Se rimane lì ad aspettare un parere che in realtà per norma deve considerare già acquisito, la responsabilità del ritardo è sua. Non vorrei Sì, aggiungere. no, solo che vi troverete le slide, se avete notato, sono verdi, c'è una striscia verde per le disposizioni già in vigore, perché chiedono se la nuova disciplina per l'agibilità in deroga è già in vigore. Ah, sì, questo l'ho detto all'inizio, ma magari qualcuno si è collegato dopo. In tutte le slide, vedete quella banda colorata sul lato sinistro, dove è verde la norma è già in vigore dal 1 febbraio, dove è rossa non è ancora in vigore perché deve aspettare delle direttive che verranno approvate nel prossimo periodo dalla giunta. Quindi la risposta è in vigore la parte sulla nuova agibilità in deroga. È in vigore la parte sulla nuova agibilità in deroga, quella è già in vigore, sì. Si applica la normale conferenza di servizi con la tempistica della conferenza Si di servizi. applica la normale conferenza dei servizi, sì. Sì. Casi di deroga. Allora, vediamo perché adesso non ne ho letto altri. Allora, la tempistica dell'autorizzazione paesaggistica semplificata. Non è cambiato nulla su questo, è una conferenza di servizi normale, quindi sono 30 giorni per l'espressione del parere sia da parte dell'ufficio di tutela che da parte della soprintendenza, senza in particolare che ci sia necessariamente una sequenza, quindi non ci sono specialità, mentre la disciplina speciale è per le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie. Ma per quelle semplificate non c'è particolarità, è una normale conferenza a 30 giorni. Ci chiedono i tempi per le nuove direttive. Allora, bella domanda. Allora, i tempi massimi di legge sono 6 mesi. Dopodiché è un momento difficile per noi questo perché c'è tantissimo lavoro da fare prima del 4 marzo. Anche qui state attenti che il 18 ci saranno le prove generali, cioè andrà online il nuovo sistema proprio per provare, per cui il vecchio sarà indisponibile, tutto ciò che caricherete verrà, cioè tutte le pratiche che per errore verranno caricate dagli imprenditori saranno cancellate, per cui il 18, se avete delle conferenze di servizi in scadenza il 18, cercate di gli enti vari, cercate di anticipare la scadenza e insomma preparare il parere prima, i giorni prima. Se proprio non fosse possibile e ci fosse un'urgenza di fare qualcosa il 18, utilizzate la PEC. Questo come messaggio, sì, che ci sentiamo di mandare, è importante, state attenti alla data del 18 che ci sarà un'indisponibilità totale della piattaforma. Stavo dicendo, siamo particolarmente impegnati su questo nuovo software, per cui ci lavoreremo sicuramente dopo il 4 marzo, però tenete conto anche che il 24 si va alle elezioni. Quindi portare in giunta delle direttive ci vorranno dei termini tecnici, quindi non aspettate sicuramente prima di 2 mesi. Sì, un'altra domanda sul silenzio assenso. Leggo, allora, il procedimento non è stato concluso, ma è stata indetta correttamente la conferenza di servizi. La mancata espressione degli enti di cui all'articolo 20 può essere considerata come silenzio assenso. Allora, non confondete, come vi ho detto, il silenzio assenso interno dal silenzio assenso esterno. L'ho ribattezzato così adesso. Cioè, allora, quando il SUAP indice la conferenza di servizi, la mancata espressione degli enti nei termini previsti equivale a silenzio assenso sempre, tranne che per gli atti di assenso espressi previsti da una normativa dell'Unione Europea. Poi, e questo è il silenzio assenso, diciamo, interno, tra amministrazioni, che vale sempre. Quando l'articolo
il comma 15 bis dell'articolo 37 della 24, che è introdotto da questa nuova legge, riguarda il silenzio assenso esterno, cioè il silenzio assenso che si forma nei confronti del cittadino in caso di mancata conclusione del procedimento da parte del suo APE nei termini di legge. E ci dice che si forma sempre quando i titoli abilitativi sono tutti ricompresi nel campo di applicazione dell'articolo 20 della 241, o quando ci sono dei titoli abilitativi esclusi dall'applicazione dell'articolo 20 per i quali gli enti competenti si siano espressi nei termini della conferenza. Quindi, se io su APE ho indetto la conferenza nei termini, poniamo di avere dentro quella conferenza la paesaggistica, se nei termini della conferenza l'ufficio tutela e la sovrintendenza si sono espresse, anche se il SUAPE non chiude il procedimento, si forma il silenzio assenso. Ma se non si sono espresse, il SUAPE deve considerare il silenzio assenso interno, ma non si forma il silenzio assenso nei confronti del cittadino, perché deve essere comunque emesso un provvedimento espresso. Non so se vi è chiara la distinzione, esatto, troveresti un modo di spiegarlo meglio, no, nel senso che... No, ci terrei a dire che appunto le novità sul silenzio assenso non sono ancora in vigore, tenete sì, conto, sì, esatto. Però sì. Esatto. Nel caso delle sanatorie, il SUAPE continuerà a coordinare gli uffici coinvolti o si limiterà solo a trasmettere la pratica agli enti terzi competenti? Nel sanatorio, con il rilascio di un provvedimento espresso, il SUAPE coordina, nel senso che riceve la pratica, la trasmette, coordina la trasmissione di documentazione integrativa, veicola le informazioni tra un ufficio e l'altro, l'emissione dei provvedimenti, ma niente più di questo, nel senso che non è prevista la conferenza dei servizi, non è prevista l'emanazione di un provvedimento unico. Se la provincia non comunica l'avvenuta registrazione AUA, la conferenza dei servizi si chiude o si deve necessariamente acquisire tale comunicazione. Di regola la conferenza si chiude, a meno che non stiamo parlando di autorizzazione di AUA, dove è compreso l'articolo 269 per emissioni in atmosfera ordinarie, perché quello è un provvedimento espresso previsto dalla normativa europea, per cui bisogna comunque aspettare l'espressione, ma non è tanto la registrazione dell'AUA che conta, conta il parere sulla... Sì, perché è un provvedimento previsto dalla normativa comunitaria che deve essere necessariamente espresso, quindi se siamo in asincro e non è arrivato nessun parere, non la potremo mai chiudere, non potremo darlo acquisito come assenso. Solo se c'è 269 però, certo. Tutti gli altri casi si chiude senza problemi. Poi non lo so, siamo più o meno arrivati alla fine, c'è qualcos'altro che avete visto voi di domande? No, no, vi raccomandiamo di partecipare comunque il 20, di sensibilizzare sia i vertici, che dovrebbero saranno responsabili, diciamo, affinché tutti gli enti, tutti gli uffici comunali o della ASL o dei vari enti terzi verifichino le corrette competenze, con la ripartizione delle corrette competenze, e sensibilizzare responsabili tecnico, chi ha competenze tecnico-informatiche, perché partecipi per capire come si fa a tradurre le configurazioni in pratica sul sistema. Solo una domanda ancora, che ho visto già c'è due volte, volevo rispondere. Qualcuno mi chiede se in riferimento ai procedimenti di accertamento di conformità che si perfezionano con il rilascio di un provvedimento espresso, è ancora possibile presentare un'unica pratica nella quale sia prevista la realizzazione delle opere necessarie a garantire il rispetto delle condizioni di conformità? La risposta è assolutamente sì, ma quello non è, voglio dire, quelle sono opere che sono necessarie per la sanatoria, non sono, cioè, quello che non è più possibile fare è presentare in una stessa pratica
la sanatoria della situazione esistente e la realizzazione di un ulteriore intervento sul medesimo immobile, ma non la realizzazione delle opere che sono necessarie per conformizzare, per rendere conforme la situazione precedente in modo da renderla sanabile. Quello fa parte della stessa procedura di sanatoria, non è cambiato quello. Ok, va bene, io direi che abbiamo concluso. Poi allora le domande a cui non abbiamo dato risposta, adesso magari le scorriamo con calma i prossimi giorni e vediamo di dare una risposta. Grazie, grazie a tutti. Allora volevo solo chiarire che da questo pomeriggio ci sarà la pagina anche per le edizioni del 20 febbraio, sempre su Eventi PA, troverete il link, dunque potete tranquillamente iscrivere. Le risposte, le slide e la registrazione sulla medesima pagina di oggi nella quale vi siete iscritti, le registrazioni e le slide saranno disponibili a breve. Per le risposte dobbiamo dare qualche tempo ai relatori, il tempo di scrivere. Io ringrazio veramente tanto l'ingegner Massimo Puggioni, la dottoressa Anna Lisabis e la dottoressa Gloria Loi. Vi invito tutti al webinar del 20, buon proseguimento e grazie ancora a tutti.